Amici d'accordo, buongiorno. Continuiamo il nostro tour negli store italiani di strumenti musicali. Oggi siamo a Milano, Lucky Music Store, recentemente si è trasferito in questo nuovo capannone e moriamo dalla voglia di andare a vedere cosa c'è di nuovo. Ciao a tutti, sono Mauro, per tutti Mauro di Lucky Music e vi introduco al nostro nuovo punto vendita che abbiamo aperto nello scorso ottobre. Alle mie spalle potete vedere il nostro nuovo reparto chitarre che si compone di tre parti ben distinte. La prima che potete vedere già adesso è la parte dedicata alle chitarre elettriche con un po' di pareti di chitarre elettriche divise per marchio e un po' di amplificatori nel centro. Questa è la sala dedicata ai bassi e agli amplificatori da basso e tutto ciò che riguarda bassi acustici, elettrici, effetti, amplificatori e anche tutto il mondo delle pedaliere e astucci. Questa è la nostra sala dedicata a chitarre acustiche e classiche che, come nella nostra tradizione, teniamo separata con una porta perché è meglio avere meno rumore sulle chitarre acustiche. Questo è il nostro reparto percussioni che si compone al piano terra di tutta una parte dedicata alle batterie acustiche ed elettroniche e a tutti gli accessori, e al mezzanino o primo piano, come lo chiamiamo, c'è tutta una parte dedicata a piatti e percussioni latine e non. Adesso siamo arrivati nella parte dedicata a tutto il mondo del live, DJ, mixing e quant'altro. Come potete vedere, abbiamo una vasta scelta di casse, mixer e materiale per DJ. Questa è la parte dedicata alle luci e a tutto il materiale per il lighting che abbiamo volutamente lasciato all'inizio del reparto PA ed è volutamente buia perché così almeno chiunque entra può avere l'esperienza di cosa fanno le luci nella realtà. Questo è il nostro reparto Pro Audio, ossia tutto ciò che è dedicato al recording, dall'outboard esterno alle schede audio, ai microfoni, ai monitor. Abbiamo in questo reparto veramente una vasta selezione di tutto, perché è un reparto in cui storicamente noi abbiamo sempre investito molto, è un reparto che ci piace molto. Questa è una sala che abbiamo dedicato all'ascolto di casse un po' più belle e di sistemi che stiamo finendo di allestire in questi giorni e che sarà pronta, penso, entro una settimana, 10 giorni. E come dicono gli americani, last but not least, ultimo ma non meno importante, questo è il reparto tastiere, che è un reparto, anche questo per noi è sempre stato fondamentale, in cui trattiamo sia tutti i prodotti per la casa, pianoforti digitali, tastiere con accompagnamento, che anche tutti i prodotti professionali, synth, macchine vintage e quant'altro. Questa sede di Lucky Music, in cui siamo venuti lo scorso ottobre, è la quarta sede che noi abbiamo dagli anni Ottanta, perché Lucky Music nasce negli anni Ottanta all'interno di una struttura multimediale e era solo 20 metri quadri. Ci siamo spostati nel 91 in uno spazio a 400 metri quadri, credendo fosse abbastanza. In realtà nel 94 abbiamo dovuto spostarci un'altra volta in una sede da 800 metri quadri e nel 99 allargarla ulteriormente a 1600 metri quadri. Ora, con una sede che supera i 2000 metri quadri, con più di 50 parcheggi esterni di proprietà, speriamo che sia abbastanza. Onestamente io non ho molta voglia di spostarmi un'altra volta.